Valutare i diametri riscontrati in bambini con ipertensione endocranica e in coetanei sani per individuare un cut-off di diametro adeguato all'età da impiegare nella diagnosi di questa condizione e infine valutare l'impiego dell'ecografia nella diagnosi differenziale tra il papilledema e lo pseudopapilledema. Abbiamo quindi creato uno studio prospettico che ha coinvolto 213 pazienti tra 0 e 18 anni, tutti presi in carico dall'oculistica pediatrica del Burlo Garofalo in un periodo compreso tra novembre 2017 e maggio 2018. In particolare abbiamo arruolato tra i casi i pazienti inviati per cefalea o calo di visus e tra i controlli i pazienti che si sono recati in visita presso il servizio di ortottica. Per lo svolgimento del nostro studio abbiamo utilizzato un ecografo B-scan e l'esame è stato eseguito appoggiando la sonda ecografica sulla palpebra chiusa dei pazienti senza impiego di anestetico locale in quanto non necessario. La durata media dell'esame è di circa 10 minuti. Questa in realtà si riduce fortemente nei pazienti di età maggiore, arrivando anche a 3-4 minuti, e invece aumenta nei pazienti più piccoli, in cui è stato utile anche richiedere la collaborazione da parte dei genitori per rendere l'esame di facile esecuzione. L'immagine ecografica ottenuta permette di individuare il bulbo oculare, la papilla ottica e la porzione anteriore del nervo ottico. Una volta ricavata un'immagine assiale del nervo, come in questo caso, si vanno a misurare 3 mm posteriori alla papilla ottica e in questo punto si effettua la misurazione del diametro del nervo. Ognuno dei nostri pazienti è stato quindi sottoposto ad ecografia B-scan e poi per ottenere una conferma diagnostica abbiamo utilizzato anche retinografia, OCT e potenziali evocati visivi. Sono stati esclusi dal nostro studio pazienti con patologie strutturali del nervo ottico che avrebbero potuto inficiare la nostra misurazione, come il coloboma congenito e il microftalmo, e pazienti con un'alterazione della pressione intraoculare, come accade nel glaucoma congenito. Il nostro campione è stato suddiviso in 3 gruppi. Uno costituito da pazienti con ipertensione endocranica, diagnosticata mediante una puntura lombare o una risonanza magnetica, e causata da tumori cerebrali, pseudotumor cerebri oppure trombosi dei seni venosi. Un gruppo di pazienti con drusen della papilla ottica e un terzo gruppo di bambini sani che si sono recati presso la nostra struttura per altri motivi e sono stati poi suddivisi in 3 gruppi a seconda delle fasce d'età utilizzate in letteratura. Per indagare i valori di normalità di diametro del nervo ottico sulla base dell'età abbiamo quindi effettuato la nostra misurazione nel totale dei nostri 165 soggetti sani, ottenendo valori di diametro maggiore nei pazienti di età maggiore. Successivamente abbiamo calcolato il coefficiente di Pearson tra diametri ed età, che ci ha mostrato una forte correlazione tra le due variabili in entrambi gli occhi. Abbiamo quindi unito tutti i nostri valori di diametro in un'unica curva di crescita del nervo ottico, che ha mostrato un effettivo progresso all'età di 9 anni, oltre la quale le dimensioni rimangono stabili e comunque sempre inferiori ai 5 mm. Inoltre, anche se il nostro campione è abbastanza ridotto, abbiamo notato che nei neonati prematuri, che corrispondono ai numeri negativi dell'asse delle X, abbiamo riscontrato un diametro effettivamente ridotto rispetto a quello dei loro coetanei sani nati a termine, che sono invece rappresentati dai punti positivi in corrispondenza dello zero. Successivamente ci siamo chiesti quale fosse l'adeguatezza dei cut-off di diametro impiegati in letteratura per diagnosticare l'ipertensione endocranica. E in particolare ci siamo soffermati in quello usato nella fascia d'età sopra i 4 anni. Abbiamo quindi confrontato i diametri misurati nei nostri pazienti con ipertensione endocranica con quelli dei loro coetanei sani. Come previsto, abbiamo ottenuto dei diametri maggiori nei pazienti malati e abbiamo calcolato una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi. Tuttavia, andando ad applicare il cut-off di 5 mm fornito dalla letteratura, abbiamo riscontrato un diametro aumentato soltanto nel 58% dei pazienti con ipertensione endocranica. Ci siamo quindi posti l'obiettivo di andare a ricercare un cut-off più adeguato rispetto ai parametri di normalità per questa fascia d'età. Per farlo abbiamo utilizzato la curva ROC, che ci ha permesso di individuare il valore soglia di 4,10 mm, in grado di ottimizzare contemporaneamente la sensibilità e la specificità dell'ecografia, riducendo quindi al minimo l'errore diagnostico. Infatti, utilizzando il cut-off ricavato dal nostro studio, si ottiene una sensibilità del 100% e una specificità maggiore all'80%. Impiegando invece il cut-off della letteratura si raggiunge una specificità totale a costo però di una forte riduzione della sensibilità. In una condizione come l'ipertensione endocranica è sicuramente fondamentale l'impiego di una metodica diagnostica caratterizzata però da un'elevata sensibilità, in quanto questa permette di individuare il maggior numero possibile di soggetti a rischio di avere la patologia, riducendo quindi la quota di falsi negativi. Inoltre, una specificità elevata, seppur non totale, risulta perfettamente accettabile, vista comunque la possibilità di continuare l'iter diagnostico ed eventualmente andare ad escludere la presenza di patologia.
Infine abbiamo valutato l'impiego dell'ecografia nella diagnosi differenziale tra due tipologie di edema della papilla con aspetto simile, ovvero il papilledema causato da ipertensione endocranica, che quindi necessita di intervento tempestivo, come abbiamo già detto, e lo pseudopapilledema invece causato da drusen, che non necessitano di alcun tipo di gestione terapeutica. Abbiamo quindi messo a confronto i diametri riscontrati nei pazienti con ipertensione endocranica e quelli dei pazienti con drusen, tenendo anche conto dei valori di normalità riscontrati nei loro coetanei sani. I diametri dei pazienti con drusen sono risultati strettamente sovrapponibili a quelli dei bambini sani ed effettivamente ridotti rispetto a quelli dei bambini con ipertensione endocranica. Infatti abbiamo calcolato una differenza statisticamente significativa tra pazienti malati e pazienti con drusen. Infine vi presento anche il caso di Marta, un'altra bambina di 9 anni con cefalea frontale ed edema della papilla ottica. Anche Marta è stata sottoposta all'ecografia oculare, che però ha evidenziato sia una drusen della papilla che un diametro del nervo ottico aumentato. La paziente è stata quindi sottoposta ai potenziali evocati visivi, che hanno escluso la presenza di una papillite, e poi a una risonanza magnetica, che è risultata negativa sia per masse occupanti spazio che per idrocefalo. Infine è stata eseguita una puntura lombare, che ha dimostrato una pressione di apertura del liquore elevata, ed è stato quindi diagnosticato uno pseudotumor cerebri. Questo caso clinico ci mostra come, anche quando la distinzione tra papilledema e pseudopapilledema sembra palese, in realtà ci può essere una coesistenza tra le due condizioni e la misurazione ecografica del diametro del nervo ottico è in grado di individuarla. Riassumendo, il nostro studio ha permesso di creare una curva di crescita di diametro del nervo ottico nei bambini sani sulla base della loro età. Abbiamo individuato il cutoff di 4,10 mm da impiegare nella diagnosi di ipertensione endocranica nei bambini sopra i 4 anni e abbiamo confermato l'utilità della misurazione ecografica del diametro del nervo ottico nella diagnosi differenziale tra il papilledema e lo pseudopapilledema. I limiti del nostro studio consistono nel fatto che nel periodo di svolgimento non ci sono stati casi di ipertensione endocranica al di sotto dei 4 anni e quindi non abbiamo potuto individuare dei cutoff specifici anche per queste fasce d'età. Inoltre, il campione di bambini sani non è stato sufficientemente ampio alla realizzazione di una curva di percentile di diametro del nervo ottico. Tuttavia, il nostro studio risulta il secondo in letteratura ad aver creato una curva di crescita del nervo ottico, poiché questa era stata realizzata in un unico studio che risale alla fine degli anni 90 ed era stato compiuto su un campione più limitato di pazienti rispetto al nostro, soprattutto per quanto riguarda l'età più giovani. Inoltre, dalla nostra analisi emerge la necessità di individuare dei nuovi cutoff più adeguati all'età dei bambini, che tengano conto quindi del progressivo aumento dei valori di diametro riscontrato nei coetanei sani. E infine il nostro studio ha posto le basi per la creazione di una vera e propria tavola di percentili di diametro del nervo ottico da impiegare nella pratica clinica. Grazie per l'attenzione. Volevo anche ringraziare il dottor Pensiero e tutto lo staff dell'oculistica pediatrica per avermi aiutato nello svolgimento dello studio. Senti, volevo chiedere, rispetto a un esame con standard, diciamo, no? Le differenze, cioè l'esame del fondo dell'occhio, sì. Avete cercato di correlare i due dati anche? Allora, non abbiamo tenuto conto dal punto di vista statistico effettivamente sì. Di quale fosse la correlazione, però sì, ed effettivamente si è visto che nei pazienti con ipertensione endocranica il papilledema può non esserci, ma poiché è causato dallo stesso meccanismo nel quale è coinvolto anche l'aumento di diametro del nervo, poiché alla fine il percorso è lo stesso, quindi ipertensione endocranica aumenta la pressione all'interno dello spazio subaracnoideo e poi questa, diciamo più in cronico, quindi nel giro di una settimana, può portare a papilledema. Okay. Quindi effettivamente diciamo che il percorso è lo stesso, però andando ad indagare il diametro si va a cercare il punto di partenza, quindi non la conseguenza, quindi la diagnosi è decisamente precoce. Altra osservazione? Viviana, complimenti per questa bellissima tesi. In base alla tua esperienza, e alla facilità d'uso relativo a questo strumento, tu consiglieresti la pratica di questo in un pronto soccorso pediatrico? Sicuramente, senza dubbio. In mano, non diciamo così, di un esperto, quindi non in mano di un oculista. Sì, diciamo che il training è necessario, però non è particolarmente difficoltoso. Okay. Grazie.
Prossimo Praturlon Ilaria. In questo caso discute la tesi con dal titolo Altezza finale dei pazienti con deficit idiopatico di ormone della crescita trattati con terapia sostitutiva. La casistica dell'IRCCS Burlo-Garofalo. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Iniziamo con un caso clinico di nostro interesse, il caso di Lorenzo, di 10 anni, che giunge alla nostra attenzione per un problema di bassa statura. A una prima valutazione oxologica, questi sono i suoi parametri, risulta ben proporzionato, con un target genetico che risulta essere nella norma, anamnesi familiare e personale totalmente mute, lunghezza e peso alla nascita che risultavano essere nella norma. Per questo vengono eseguiti una serie di esami di primo livello per andare a escludere le principali cause di bassa statura e successivamente, valutata l'età ossea, che risulta ritardata rispetto di 2 anni rispetto all'effettiva età di Lorenzo, eseguiti 2 test da stimolo per valutare la secrezione di IGH, entrambi patologici, dosato IGF-1 che risulta ai limiti inferiori della norma ed eseguita una risonanza magnetica ipotalamo-ipofisaria che risulta negativa. E questo ci consente di effettuare diagnosi di deficit di IGH idiopatico. Ma che cos'è la bassa statura? Vanno in primis prese in considerazione le curve di crescita per poter rapportare lo sviluppo fisico di un paziente a quello di individui di medesima età e sesso e convenzionalmente quella inferiore alle meno 2 deviazioni standard, dove troviamo il 20% delle basse stature patologiche. Deviazioni standard e percentili sono 2 modi per esprimere la stessa cosa, ma preferiamo le deviazioni standard perché mi consentono una definizione più accurata soprattutto delle basse stature, cioè di quelle che si portano sotto al terzo percentile, ed esprimono di quanto si discosta un dato valore rispetto alla media, che corrisponde a 0 deviazioni standard, paragonando l'individuo a individui di medesima età e sesso secondo una distribuzione gaussiana. Quindi vediamo come l'altezza di Lorenzo sia meno 3,5 deviazioni standard, quindi una franca bassa statura, associata invece a un peso sul decimo percentile. Le cause di bassa statura in età pediatrica sono molteplici, abbiamo le cause non patologiche, cause sistemiche, numerose sindromi e cause genetiche e le cause ormonali, tra cui troviamo anche il deficit di IGH, che ha un'incidenza di 1 su 4.000 nati vivi e può essere considerata una causa rara di bassa statura perché ne rappresenta solo il 5-6% di tutte le cause e il deficit di IGH idiopatico ha una prevalenza nel sesso maschile. Come accennato precedentemente, la diagnosi deve essere effettuata mediante l'esecuzione di 2 test da stimolo e abbiamo numerosi test da stimolo da poter utilizzare ed il picco sierico di IGH risulta patologico se in entrambi risulta essere inferiore a 8 nanogrammi millilitro. Questo perché la secrezione del IGH è pulsatile, con picchi secretori prevalentemente durante le ore notturne, motivo per cui un prelievo estemporaneo poi non riflette la sua vera concentrazione sierica. Inoltre deve essere dosato IGF-1, che è il suo principale effettore periferico prodotto essenzialmente a livello epatico, eseguita una risonanza magnetica ipotalamo-ipofisaria, proprio perché il IGH viene prodotto dall'adenoipofisi e quindi per scongiurare la presenza di anomalie ipofisarie o lesioni organiche causanti il difetto, ed eseguito un RX carpo della mano non dominante per la valutazione dell'età ossea. E come vediamo appunto il IGH o direttamente oppure la sua azione viene mediata dal suo principale effettore IGF-1 agiscono a livello delle cartilagini di accrescimento dove mediano il principale effetto che si ha durante l'infanzia che è l'accrescimento lineare. Il trattamento con ormone della crescita ricombinante umano è disponibile da oltre 30 anni e il dosaggio indicato nei pazienti con deficit idiopatico è da 0,16 a 0,24 mg per chilo in settimana e viene effettuato mediante iniezioni sottocutanee quotidiane la sera. E i pazienti poi vengono seguiti in follow-up con controlli oxologici del profilo glucidico, lipidico, della progressione dell'età ossea e delle concentrazioni di IGF-1. E questo ha dei costi non indifferenti, parliamo di 9.000 euro pro capite per tutti i pazienti trattati per un costo in Italia di 108 milioni di euro l'anno. Per questo ci chiediamo l'altezza finale in una popolazione pediatrica affetta da IGH idiopatico e anche l'efficacia e il profilo di sicurezza della terapia ormonale. Ed inoltre vogliamo valutare i fattori predittivi di una buona risposta clinica e anche quelli associati a una persistenza del difetto poi in età adulta. Per questo abbiamo rivisto tutti i casi di IGH idiopatico in terapia presso l'ospedale Burlo Garofalo dal 2001 al 2018 che hanno valutazione di età ossea. Il retesting invece è una rivalutazione della secrezione del IGH a raggiungimento di altezza definitiva e dopo sospensione della terapia per almeno 1 mese e un'arginina più IGH-REH, finito patologico se inferiore a 19 nanogrammi millilitro.
Sono stati quindi raccolti tutti i dati clinico-anamnestici di ogni paziente, anamnesi personale, familiare e neonatale, i parametri laboratoristici come i picchi serici GDH, le concentrazioni di GF1, e i dati auxologici poi convertiti in deviazioni standard e quelli strumentali in questi quattro momenti fondamentali, quindi ad inizio terapia, al primo controllo annuale, a fine terapia e in occasione del retesting. I pazienti esclusi dallo studio sono stati tutti pazienti con altre cause di bassa statura, quindi in primis i sindromici, i pazienti con ipotiroidismo, celiachia, malassorbimenti, i pazienti nati SGA, quelli con deficit secondario a una patologia organica intracranica o a precedenti trattamenti e tutti quelli che avessero l'associazione di uno o più altri deficit di ormoni ipofisari e i pazienti la cui compliance risultasse dubbia. Sono stati reclutati quindi nel periodo indicato 94 pazienti e vediamo come per la prevalenza di sesso maschile e in fase prepuberale all'avvio della terapia. Sono stati suddivisi in base al tipo di difetto in 37% di pazienti con deficit severo, se entrambi i picchi sierici risultavano inferiori a 5 nanogrammi millilitro, 52% con deficit parziale e inoltre abbiamo l'11% della nostra popolazione che ha ricevuto diagnosi mediante test di secrezione notturna. Queste sono le principali caratteristiche della popolazione ad avvio a terapia. Vediamo quindi un'età media d'avvio di 11 anni, un'altezza media patologica di meno 2,16 deviazioni standard che si discostava dal bersaglio genetico di meno 1,62 deviazioni standard. Vediamo che c'era un ritardo di più di un anno tra l'età effettiva del paziente e l'età ossea e vediamo invece come peso e BMI non siano in linea con un deficit che prevalentemente è staturale. Le concentrazioni di GF1 poi convertite in deviazione standard per un valore medio patologico di meno 2,05. Abbiamo poi stratificato la popolazione in base al sesso e le differenze statisticamente significative sono risultate per l'età di avvio a terapia di un anno inferiore nelle femmine rispetto ai maschi e per l'altezza in deviazione standard inferiore nel sesso femminile. E la dose media ad avvio a terapia è stata di 0,19 mg per chilo a settimana, dose considerata medio-bassa. E questi sono i dati relativi alla risonanza magnetica ipotalamo-ipofisaria che i pazienti eseguivano ad avvio della terapia. Abbiamo riscontrato in 19 pazienti delle anomalie cellari, in cui in 18 di questi 19 questa era un'ipofisi di dimensioni ridotte rispetto alla norma, variabilmente associata con altri difetti come 5 neuroipofisi ectopica, 3 emptisella e un microadenoma. Ma cosa è successo quindi nel primo anno? Vediamo quindi che mediamente i pazienti hanno guadagnato 0,62 deviazioni standard nel solo primo anno di terapia, portandosi da una media in altezza patologica a una media di meno 1,56 deviazioni standard. E viene considerato un guadagno soddisfacente nel primo anno se il paziente guadagna almeno 0,5 deviazioni standard. Ci siamo quindi chiesti quali fattori fossero associati a un maggior guadagno staturale nel primo anno di terapia e abbiamo trovato delle associazioni inverse tra l'altezza e l'età di inizio terapia, poi confermate anche all'analisi multivariata, di cui ho riportato solo i dati statisticamente significativi, e quindi vediamo come un'età di inizio terapia inferiore associata a un'altezza in deviazioni standard inferiore, un peso maggiore e una pubertà già avviata determinino un maggior guadagno staturale nel primo anno di terapia. A fine terapia invece abbiamo un'altezza media di meno 0,67 deviazioni standard e il tempo medio di terapia sono stati 5 anni, durante i quali i pazienti hanno guadagnato medialmente 1,5 deviazioni standard, se espressi in centimetri, 33 centimetri. E vediamo come solo il 5% dei pazienti al raggiungimento dell'altezza definitiva abbia mantenuto un ipostaturalismo. Ma il dato che forse esprime meglio il successo terapeutico è il portarsi dell'altezza in linea rispetto a quello che è il bersaglio genetico calcolato sull'altezza di entrambi i genitori. Quindi abbiamo calcolato le differenze in deviazioni standard nei tre momenti fondamentali, quindi ad inizio terapia, ad un anno e a fine terapia, e ponendo la linea dello zero, il raggiungimento di un'altezza assolutamente uguale rispetto al bersaglio genetico, vediamo come siamo passati da una differenza patologica di meno 1,62 deviazioni standard e abbiamo raggiunto per la media della nostra popolazione un'altezza assolutamente in linea col bersaglio genetico e addirittura più del 42% della popolazione abbia raggiunto un'altezza maggiore rispetto al target. Ci siamo quindi chiesti anche per i dati a fine terapia quali fattori fossero associati a un maggior guadagno, in particolare un guadagno maggiore di 1 deviazione standard, quindi un guadagno molto buono raggiunto dal 75% della popolazione. E abbiamo notato queste associazioni significative, quindi tra una maggior discrepanza tra altezza iniziale e bersaglio, una minore altezza, una maggiore differenza tra età effettiva e età ossea, maggiori anni totali di terapia effettuate e una maggiore dose iniziale.
All'analisi multivariata questi sono i dati associati a un maggior guadagno staturale al termine della terapia, quindi vediamo come una dose iniziale maggiore associata a un'altezza iniziale del paziente inferiore ed un bersaglio genetico maggiore siano associati a un maggior guadagno finale. Gli effetti collaterali registrati in corso di terapia sono stati per 21% delle insulinoresistenze, che tuttavia sono state lievi e transitorie e non hanno necessitato di modifiche terapeutiche, il 2% di ipertensioni endocraniche benigne, che invece hanno necessitato di una sospensione momentanea della terapia per poi riprendere a dosaggi più bassi con esito positivo. Al raggiungimento dell'altezza definitiva, la gran parte dei pazienti ha effettuato retesting e vediamo come solo il 12% abbia mantenuto il difetto e quindi abbia necessitato di riprendere la terapia anche in età di transizione. E i fattori associati al retesting patologico sono, come vediamo, un elevato peso e BMI iniziale e la presenza di anomalie sellari alla risonanza magnetica in maniera statisticamente significativa. Inoltre abbiamo valutato che come i pazienti che hanno presentato retesting patologico siano quelli che poi di media avevano risposto meglio alla terapia, guadagnando quasi 2 deviazioni standard di media nei 5 anni medi di terapia. Possiamo quindi dire che con i limiti del nostro studio, che è uno studio monocentrico e retrospettivo, le variabili associate a un maggior guadagno saturale e alla persistenza del difetto in età adulta sono sostanzialmente in linea con la letteratura. Abbiamo inoltre confrontato il nostro studio con 2 importanti studi prospettici di farmacovigilanza che rappresentano rispettivamente le esperienze europee ed americane e vediamo come i pazienti con deficit idiopatico, con i limiti della numerosità della nostra casistica, siano in preponderanza di sesso maschile, come la dose finale sia in linea con lo studio del KIGS, anche se leggermente superiore, e le dosi date siano nettamente inferiori rispetto a quelle americane. E alla fine vediamo come la nostra popolazione abbia raggiunto un'altezza superiore e maggiormente in linea con il bersaglio genetico rispetto ai 2 studi confrontati, anche se vediamo che il guadagno staturale non ha riscontrato differenze di sesso e sia lievemente inferiore rispetto allo studio del KIGS europeo, a significare che i pazienti con deficit idiopatico in tale studio venivano reclutati ad un'altezza inferiore e facevano però anche più anni di terapia. L'88% dei nostri pazienti non ha confermato quindi il difetto, e questo è sostanzialmente in linea con recenti revisioni, e il retesting patologico in letteratura risulta essere associato a che cosa? A un deficit di GH più severo, a valori di GF1 iniziali più bassi, dati che non sono risultati significativi nel nostro studio, ma vediamo comunque come essere presenti in una quota preponderante, ovvero in 6 sui soli 10 con retesting patologico. Inoltre la presenza di anomalie ipofisarie riscontrate alla risonanza magnetica, dato risultato significativo anche nel nostro studio. Inoltre noi aggiungiamo che abbiamo riscontrato una differenza, un'associazione statisticamente significativa tra un elevato BMI iniziale e la persistenza del difetto poi al raggiungimento di altezza definitiva, che non viene invece riportato in letteratura. Concludendo quindi, possiamo dire che la terapia con RHGH in pazienti pediatrici con deficit idiopatico migliora la prognosi staturale e consente anche di raggiungere un'altezza finale che è in linea con il bersaglio genetico usando le dosi convenzionali. Non si sono verificati effetti collaterali gravi o persistenti nei nostri pazienti e alla fine solo il 12% di essi ha mantenuto il difetto anche in età adulta. E questo abbiamo visto essere associato a un elevato BMI e alla presenza di anomalie sellari alla risonanza magnetica. Grazie. Bene, discutiamo, prego. Ilaria, complimenti per la tesi. Ho io una domanda. Come ti giustifichi quella percentuale, seppur piccola, di bambini che sembrano non aver risposto alla terapia sostitutiva alla fine del follow-up? Allora, innanzitutto va specificato che del 5% dei pazienti che alla fine non hanno raggiunto un'altezza buona, quindi abbiano raggiunto comunque un'altezza inferiore alle meno 2 deviazioni standard, partivano da un'altezza molto bassa, quindi parliamo di meno 4 deviazioni standard, meno 3, quindi comunque hanno guadagnato abbastanza, ma non in maniera sufficiente. Quando un paziente comunque non risponde alla terapia, va in primis rivista la compliance terapeutica, in quanto abbiamo visto che circa il 25% dei pazienti salta uno o più dosaggi settimanali, proprio perché si trovano in un'età un attimino difficile e quindi è difficile anche accettare questa terapia.
E poi, eventualmente, se la compliance risulta adeguata, va rivista la diagnosi, perché comunque noi facciamo diagnosi con dei test da stimolo che non saranno mai come, ovviamente, come la secrezione spontanea di GH. E ci sono dei limiti in questi test da stimolo, hanno scarsa specificità, motivo per cui anche vengono effettuati due volte, non esiste poi un gold standard diagnostico, esistono vari tipi di test da stimolo, quindi può essere appunto che, nonostante i pazienti avessero avuto una franca bassa statura, può essere che non avessero avuto un vero difetto, ecco. Farti una domanda. Sì. I bambini che non facevano, che non avevano una buona compliance alla terapia, poi seguiti strettamente, recuperavano? Allora, noi abbiamo escluso i pazienti la cui compliance risultava dubbia, proprio perché volevamo vedere il successo terapeutico. E quindi non sono proprio stati inclusi nello studio. Certo è che dovrebbe essere incrementata questa cosa, e soprattutto la fiducia nei confronti del medico prescrittore e lo spiegare l'importanza della terapia e dell'aderenza riveste un ruolo fondamentale. Bene, grazie. Passiamo a Razza Stefano, che discuterà la tesi dal titolo Monitoraggio dei livelli sierici di adalimumab nelle mici in pediatria e correlazione con l'outcome clinico. Prego. Bene, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio alla commissione. Iniziamo con un caso clinico. Emiliano è un ragazzino di 15 anni che ha ricevuto nel 2011 una diagnosi di morbo di Crohn. In passato i trattamenti sono stati diversi antibiotici e anche l'infliximab, un anticorpo monoclonale chimerico diretto contro il TNF che ha dovuto sospendere per anafilassi. Ad oggi si trova in terapia con adalimumab, un altro anticorpo monoclonale, e però si presenta da noi per una riacutizzazione di malattia. Quindi il medico si chiede cos'è possibile fare. Potremmo utilizzare la talidomide, che però è un farmaco che porta con sé diversi effetti collaterali. Potremmo usare la chirurgia, ma spesso non è risolutiva per il morbo di Crohn. E comunque ci sarebbero conseguenze funzionali, complicanze, e quindi cos'è possibile fare? Allora, introduciamo le malattie infiammatorie croniche intestinali, che sono appunto morbo di Crohn e retocolite ulcerosa. Queste possono esordire fino al 25% dei casi in età pediatrica. Sono malattie multifattoriali complesse, in cui l'eziologia non è ben compresa, ma si sa che sono coinvolti fattori genetici, nonché l'esposizione a fattori ambientali, il cosiddetto esposoma. Il tutto concorre a determinare un'alterata risposta agli antigeni presenti a livello del tratto gastrointestinale. E tutto ciò fa sì che si sviluppi una flogosi aberrante, che quindi conduce danno tissutale, e in questo processo sono coinvolte diverse citochine proinfiammatorie, tra cui il TNF. Il fallimento della terapia medica può porre indicazione alla chirurgia. Per fortuna, ad oggi, diciamo da una ventina d'anni, abbiamo nell'arsenale terapeutico i farmaci biologici. Di cosa stiamo parlando? Diamo giusto un'informazione per capire l'importanza di questi farmaci. Nel 2018 conteranno per circa la metà dei 100 farmaci più venduti in assoluto. E, fra questi, gli anticorpi monoclonali sono quelli che hanno avuto il maggior successo. Qua abbiamo nell'immagine l'evoluzione, i primi sono stati quelli di origine murina, e poi ad oggi, insomma, siamo riusciti ad ottenere degli anticorpi monoclonali completamente umani. Fra questi abbiamo appunto l'adalimumab, che è un anticorpo monoclonale interamente umano diretto contro il TNF. Abbiamo qua riportati gli schemi terapeutici di induzione, 92 mg metro quadro, seguiti dopo 2 settimane da 46, con un mantenimento poi ogni 2 settimane con 23 mg metro quadro. E cos'ha di comodo questo farmaco? È iniettabile sottocutea a domicilio dal paziente, a differenza dell'infliximab, che invece è un anticorpo che andrebbe infuso in ospedale, endovena.
Questo permette il raggiungimento di una concentrazione massima sierica lentamente, quindi nell'arco di 10 giorni. L'emivita anche è leggermente più lunga. Tutto ciò fa sì che i livelli sierici di adalimumab siano mediamente più stabili rispetto agli livelli che hanno un andamento a dente di sega dell'infliximab. Introduciamo anche il therapeutic drug monitoring, ovvero il monitoraggio dei livelli di farmaco, per farla semplice. Abbiamo due approcci, che sono quello reattivo e quello proattivo. Il monitoraggio reattivo consta nella misurazione dei livelli di farmaco in seguito alla verifica di una mancata risposta al farmaco. Quindi, proprio come Emiliano, in terapia con adalimumab, sviluppa dei sintomi, allora noi con il monitoraggio reattivo andiamo a verificare se ci siano delle alterazioni, dei livelli bassi magari di farmaco. Con il monitoraggio proattivo invece facciamo una cosa diversa, verifichiamo fin dalle prime somministrazioni i livelli sierici di farmaco in modo da poter ottimizzare da subito il dosaggio e migliorare la prognosi, sembra. Appunto per questo, appunto perché sembra essere così, gli obiettivi di questo studio sono innanzitutto ricercare una correlazione fra i livelli sierici di adalimumab, riportati come LSA, e l'andamento clinico della malattia in pazienti pediatrici. Poi c'è un obiettivo ancora più importante, cioè capire se i livelli sierici di adalimumab misurati precocemente, cioè già dall'inizio della somministrazione, possono avere un significato predittivo sull'andamento della malattia a distanza di tempo, nel futuro. I dati sono stati raccolti presso la gastroenterologia del Burlo Garofalo di Trieste e presso la pediatria dell'ospedale di Treviso. Sono stati utilizzati dei criteri di inclusione e di esclusione che sono qua riportati e i pazienti sono stati arruolati da aprile 2015 a giugno 2018. I dati raccolti includono le caratteristiche demografiche della popolazione, le caratteristiche fenotipiche delle malattie che hanno coinvolto i pazienti, gli score per l'attività di malattia, PCDA e PUCAI sono rispettivamente per il Crohn e la retocolite ulcerosa in età pediatrica, gli indici di flogosi, quindi PCR e calprotectina, il regime posologico, quindi dosaggio e frequenza di somministrazione, nonché i livelli sierici di adalimumab. Tutto ciò per definire la malattia come non attiva o attiva sulla base dello score. Ricercare una correlazione fra i livelli di farmaco e l'andamento clinico laboratoristico, quindi con lo score e gli indici di flogosi. Ricercare una correlazione fra i livelli di farmaco misurati precocemente e l'attività di malattia a distanza, nonché ricercare una correlazione fra il dosaggio e i livelli sierici di farmaco. Questi sono i risultati per quanto riguarda la popolazione. Abbiamo arruolato 12 maschi, 7 femmine. Ci sono state 15 diagnosi di morbo di Crohn, 4 di retocolite ulcerosa. L'età media alla diagnosi è stata di 9,7 anni, all'arruolamento invece di 12,9. Queste sono le caratteristiche fenotipiche della malattia. Diciamo che per quanto riguarda il morbo di Crohn, la sede più colpita è stata quella ileocolica, mentre il comportamento è stato per lo più stenosante. Per l'estensione della retocolite ulcerosa, invece, 3 casi su 4 sono stati di pancolite. Abbiamo anche un dato sulle manifestazioni extraintestinali. 3 pazienti su 19 hanno manifestato artrite, di cui una HLA-B27 positiva. Tutti i pazienti avevano ricevuto una diagnosi di morbo di Crohn. Qua iniziamo ad avere i risultati più interessanti. Abbiamo i livelli sierici di adalimumab medi, calcolati effettuando una media fra i 108 campioni di siero prelevati sui 19 pazienti. In media i livelli sono stati di 10,2 microgrammi millilitro, ma se stratifichiamo i livelli misurati su pazienti con malattia non attiva e su pazienti con malattia attiva, si nota un'importante differenza. Questo è già un dato interessante. Qua abbiamo invece la correlazione fra i livelli di farmaco e l'andamento della malattia, quindi sia con lo score, sia con la PCR, sia con la calprotectina. E vediamo appunto in ordinata, ci sono i livelli di farmaco e si nota insomma che c'è una tendenza in tutti e tre i casi statisticamente significativa, per cui più farmaco c'è nel sangue meglio va la malattia. C'è una certa dispersione effettivamente dei dati, ma questo è stato riportato anche in altri studi, sia sull'adulto, sia nell'unico studio che ho trovato per quanto riguarda il monitoraggio dei livelli di adalimumab in pediatria nel Crohn.
Questi invece sono i risultati per quanto riguarda la predittività, per quanto riguarda i livelli appunto misurati precocemente, in post-induzione, cioè definiti come a 6 settimane, e l'attività di malattia, quindi attiva o non attiva, a 12, 22 e 54 settimane. A 12 settimane non c'è stata una correlazione, non abbiamo trovato una correlazione, ma a 22 già si vede una correlazione statisticamente significativa, e notiamo anche la mediana dei livelli sierici è ben diversa, simile al risultato sui livelli sierici medi in malattia attiva e non attiva. A 54 settimane non siamo riusciti a predire, o meglio, la mediana comunque è diversa fra i due gruppi. Non c'è una significatività, ma questo è dovuto al fatto che ci sono pochi pazienti, pochi sieri, no? 6 pazienti qua. Allora abbiamo detto, allarghiamo l'intervallo di osservazione, non includendo solo le prime 6 settimane, ma i primi 3 mesi. Ed ecco qua che la correlazione è statisticamente significativa. Quindi possiamo predire dalle prime fasi del trattamento, in base ai livelli di farmaco, l'attività di malattia a 54 settimane, un anno. Questa invece è la correlazione fra il regime posologico, quindi la dose, e i livelli di farmaco. La correlazione è forte sia per quanto riguarda il dosaggio, ancora più forte per quanto riguarda la dose normalizzata pro chilo. Arrivando ai limiti e ai punti di forza di questo studio, sicuramente un limite è quello di essere uno studio retrospettivo e anche la bassa numerosità del campione, abbiamo 19 pazienti, poi ci sono alcuni limiti tecnici che però sono facilmente superabili. Il punto di forza principale è sicuramente quello di essere uno dei pochi studi sul monitoraggio dei livelli sierici di adalimumab in pediatria nelle malattie infiammatorie croniche intestinali. E le prospettive future a questo punto sono quelle di aumentare la numerosità del campione, e questo verrà già fatto perché lo studio proseguirà e siamo in contatto comunque con i centri di Treviso e di Bologna, e poi superare i limiti tecnici. In conclusione, visti i risultati ottenuti, possiamo dire che questo studio sostiene l'utilità del monitoraggio proattivo dell'adalimumab nelle malattie infiammatorie croniche intestinali in pediatria. Inoltre c'è una novità, come dicevo prima, a differenza di infliximab, in cui l'andamento dei livelli sierici è a dente di sega, e in cui quindi i prelievi per il dosaggio del farmaco venivano eseguiti pre-dose, i cosiddetti true levels, in questo caso non sembra essere necessario, appunto, perché i livelli sembrano essere più stabili nel sangue. Grazie dell'attenzione. Bene, apriamo la discussione per questi interessanti dati. Dottoressa Bernardi. Sì, complimenti per questo studio. Io avevo una domanda: se il protocollo di trattamento è standard, come mai in realtà c'è questa variabilità nei livelli sierici di farmaco? Quali sono gli elementi che determinano le differenze nei pazienti che avete mostrato? Certo, allora questo non ce lo siamo chiesti nello studio, ma ci sono diverse speculazioni che sono state fatte in altri studi e che potrebbero essere tratte anche, diciamo, dal nostro studio, per quanto abbia dei limiti. Fondamentalmente ci sono, allora, innanzitutto questo, essendo un anticorpo monoclonale, può sviluppare, può essere immunogeno, e quindi ci possono essere degli anticorpi diretti contro l'adalimumab, e questo abbatterebbe i livelli sierici di farmaco. Un altro fattore potrebbe essere la perdita fecale di farmaco attraverso una mucosa permeabile, poiché infiammata, e questo si potrebbe essere interessante effettivamente verificare la concentrazione fecale di farmaco. Certo, potrebbe essere interessante. Un altro fattore potrebbe essere il fenomeno dell'antigen sink, che consta è la clearance antigene dipendente, vale a dire c'è molta infiammazione, c'è molto TNF, c'è molta neutralizzazione di farmaco. Questo è un altro meccanismo che può spiegare questa variabilità. Grazie. Vai, noto.
Stefano, se ben capito, nella forma attiva c'è nel siero o nel plasma una minor quantità di monoclonale. No, mi scusi, non... Nella forma attiva di malattia, sì. C'è una minor quantità di anticorpo circolante, vero? Tendenzialmente, sì. Questa è una cosa che succede anche per infliximab, che succede anche per altri monoclonali antinfiammatori. Sì. È possibile, come hai detto tu poi alla fine, che nella forma attiva ci sia un sequestro operativo da parte del tessuto infiammato di questo monoclonale, che va lì perché è lì che deve lavorare. La cosa più interessante, che è comparsa in letteratura anche un po' nell'esperienza che abbiamo avuto, è che la misura di questo anticorpo deve essere fatta sulla biopsia intestinale per avere la certezza che questo anticorpo sia efficace, certo, e che possa esprimersi e non limitarsi al siero. Il siero è uno specchietto per le allodole. Certo. Non va fatto. Certo, ma è stata proposta anche un'altra modalità di stratificazione della risposta alla terapia per quanto riguarda la modificazione del pattern di citochine a livello della mucosa infiammata. Questo potrebbe, ottenere queste informazioni potrebbe permetterci di capire se ha senso utilizzare un anticorpo anti-TNF o se invece è meglio cambiare farmaco. Di fatto noi andiamo ad agire con questo farmaco sul TNF, ma i drive per l'infiammazione potrebbero essere diversi. Quindi sicuramente sarebbe interessante. Bene, grazie. Come dare? Proseguiamo con Sartor Emma. La tesi è neurofibromatosi, analisi di nuovi possibili elementi diagnostici e delle forme a mosaico. Prego. Buongiorno. Inizierò la mia presentazione con due casi clinici. Innanzitutto quello di Matteo, un bambino di 3 anni, che alla visita dermatologica vede riscontro di chiazze caffè latte e freckling, ossia lentiginosi, a livello inguinale. Ci si domanda se si tratti di neurofibromatosi 1, una patologia che può avere risvolti e complicanze anche severi, oppure di sindrome di Legius, che condivide entrambe queste manifestazioni, ma è molto più benigna. Approfondendo l'esame obiettivo, si nota sul dorso del bambino una papula giallo-bruna rilevata che riceve una diagnosi clinica di xantogranuloma. Passando ora a Ugo, è un bambino di 8 anni che invece presenta alla porzione destra del collo un'area localizzata con chiazze caffè latte che superano il 0,5 cm di diametro, il tutto in presenza sempre a destra di una lentiginosi ascellare. In assenza di altre manifestazioni di neurofibromatosi. La neurofibromatosi 1 è una patologia genetica autosomica dominante che deriva da una mutazione del gene NF1 sul cromosoma 17. Metà delle forme sono familiari e la restante parte sporadica. Il gene codifica per la neurofibromina una proteina alla cui alterazione determina una crescita cellulare incontrollata con potenziale sviluppo di tumori. La diagnosi viene formulata sulla base della clinica attraverso i criteri diagnostici del National Institute of Health dell'88, che vediamo elencati in tabella, mentre invece per quanto riguarda l'indagine genetica ci si fa ricorso in casi dubbi e per la diagnosi prenatale. La neurofibromatosi è una patologia evolutiva che esordisce in genere con pochi segni e piuttosto specifici nel bambino, per cui tali criteri si rivelano poco sensibili in età precoce, soprattutto nelle forme sporadiche, e in letteratura sembrano essere soddisfatti nella quasi totalità di bambini soltanto dopo i 6-8 anni d'età, per cui c'è la necessità di rendere più sensibile la diagnosi in fase precoce. Inoltre i criteri sono poco sensibili nei primi anni di vita perché spesso nel bambino la manifestazione è con sole anomalie di pigmentazione, quindi chiazze e freckling, il che rende piuttosto difficile la diagnosi differenziale con altre entità cliniche, prima fra tutte la sindrome di Legius, che condivide entrambe le manifestazioni, per cui tali criteri necessitano anche di maggior specificità in età precoce.
Un possibile criterio aggiuntivo proposto anche in letteratura è quello dello xantogranuloma giovanile. Si tratta della più comune istiocitosi a cellule non Langerhans e alla clinica si osserva come una papula o un nodulo giallo-bruno che va incontro all'insoluzione spontanea nell'arco di qualche anno. Vediamo che la prevalenza nella popolazione generale si pone tra lo 0 e l'1%, più prossima allo 0, mentre quella in soggetti con neurofibromatosi varia a seconda dei lavori dal 5 al 10%. È possibile inoltre che la malattia si manifesti sotto forma di mosaicismo, con un'incidenza molto inferiore rispetto alla forma completa. In questo caso il fenotipo, in genere circoscritto a un'area localizzata di culte a livello di un singolo emisoma, è in dipendenza sia dal timing che dalla linea cellulare coinvolta dalla mutazione. È importante riconoscere queste forme a mosaico sia per il quesito di diagnosi differenziale che pongono, sia per la consulenza prenatale. Le indicazioni in merito a questa forma sono un po' incerte in letteratura perché da un lato sembra presentare un rischio ridotto di complicanze rispetto alla forma completa, ma d'altro canto viene assimilata a questa per quanto riguarda il follow-up. Obiettivi del nostro studio sono stati valutare la prevalenza dello xantogranuloma nella nostra casistica, sia in pazienti con diagnosi confermata che con diagnosi sospetta di neurofibromatosi, e quindi di studiarne l'età di comparsa in relazione anche all'età di diagnosi di neurofibromatosi, per vedere se effettivamente si trattasse di un criterio anticipatorio di diagnosi e se aiutasse in qualche modo nel caso di forme dubbie. Per quanto riguarda la forma mosaico, abbiamo invece valutato la prevalenza della condizione nella nostra casistica e quindi ne abbiamo studiato l'incidenza di segni extracutanei di malattia e di complicanze in questi bambini, per vedere se si trattasse di una forma lieve, come spesso viene affermato in letteratura, e se ci sia qualche margine di distanziamento del follow-up in questi bambini. Il nostro è uno studio retrospettivo che include pazienti dagli 0 ai 18 anni ricoverati in regime di day hospital presso l'ospedale Burlo Garofalo di Trieste dal marzo 2007 al maggio 2018 che avessero ricevuto una diagnosi o un sospetto di malattia sulla base dei criteri classici per la diagnosi e in un solo caso era stata fatta una diagnosi genetica in un contesto di criteri non soddisfatti. Per quanto riguarda lo xantogranuloma, abbiamo poi indagato la data e l'età di diagnosi della lesione, tutte cliniche eccetto una che era stata biopsiata. Abbiamo quindi stratificato i pazienti in base all'età di diagnosi dello xantogranuloma e messo in relazione quest'ultima con l'età della diagnosi di neurofibromatosi. Per quanto riguarda invece le forme a mosaico, abbiamo analizzato i segni extracutanei di malattia e le complicanze in questi pazienti, eseguendo anche un confronto con un gruppo di pari numerosità di soggetti con forma completa. Venendo ai nostri risultati, avevamo inizialmente 113 pazienti, 7 sono stati esclusi perché non rispondevano ai nostri criteri di inclusione e dei 106 rimasti, 94 avevano una diagnosi confermata e 12 un sospetto di neurofibromatosi. 17 pazienti poi presentavano un oxantogranuloma, ossia oltre il 16%, e un'analoga percentuale veniva osservata sia nei pazienti con diagnosi confermata che in quelli con diagnosi sospetta di neurofibromatosi, per un'età media di diagnosi della lesione che superava di poco i 3 anni e mezzo. Per quanto riguarda la distribuzione dell'età di diagnosi dello xantogranuloma, come vediamo dal grafico, si trattava effettivamente di una lesione molto precoce, perché in oltre l'88% dei nostri pazienti era presente prima degli 8 anni di vita e in oltre il 47% di essi addirittura prima dei 2 anni. Poi, mettendo in relazione l'età di diagnosi dello xantogranuloma rispetto a quella di diagnosi di neurofibromatosi, per quei 15 bambini che avevano effettuato entrambe le diagnosi, in realtà in 10 pazienti il riscontro dello xantogranuloma avveniva posticipatamente rispetto alla diagnosi di malattia, mentre in 5 di essi il riscontro di lesione era precedente in un caso o concomitante in 4 alla diagnosi di neurofibromatosi. E di questi 4, 3 presentavano solo anomalie di pigmentazione, quindi criteri piuttosto specifici.
Per quanto riguarda invece la forma mosaico, 9 pazienti presentavano la condizione nella nostra casistica e in 3 di essi erano presenti dei segni extracutanei di malattia, ossia di coinvolgimento sistemico, in particolare noduli di Lisch, degli amartomi a livello dell'iride e in un caso questi unidentified bright objects, che sarebbero dei reperti visibili alla risonanza magnetica cerebrale come aree iperintense e interpretate come fenomeni di gliosi patognomoniche dei soggetti con neurofibromatosi. Quindi inoltre il 33% dei nostri pazienti c'erano delle manifestazioni di coinvolgimento sistemico. In nessuno di essi erano invece presenti complicanze. Venendo poi al confronto effettuato con un gruppo di pari numerosità di pazienti con forma completa, effettuato un matching per sesso e per età alla diagnosi di malattia in questi due gruppi, per un po' per eliminare questi possibili fattori di confondimento, perché sappiamo che infatti mediamente le forme a mosaico hanno un'età di diagnosi posticipata rispetto a quelli con forma completa, come vediamo dalla tabella e come anche era ovvio aspettarsi, i segni di coinvolgimento extracutaneo di malattia sono più presenti nella forma completa rispetto a quella a mosaico. Ma quello che è più interessante osservare è che a parità di età della diagnosi e con un follow-up comparabile tra i due gruppi, le complicanze sono molto presenti nella forma completa e del tutto assenti nella forma mosaico. Quindi, per quanto riguarda lo xantogranuloma, l'aggiunta di questo criterio ai criteri classici per la diagnosi avrebbe, nel nostro caso, conferito maggior specificità e nei 3 dubbi diagnostici che si presentavano con le sole anomalie della pigmentazione, probabilmente anche riducendo la necessità di ricorrere all'indagine genetica. L'aggiunta sempre dello stesso criterio avrebbe inoltre consentito probabilmente di effettuare 3 diagnosi in una fase più precoce. Il tutto con una lesione che è facilmente indagabile mediante solo esame obiettivo senza l'aggiunta di costi. Invece, per quanto riguarda le forme a mosaico, abbiamo visto che purtroppo non c'è possibile escludere delle manifestazioni di coinvolgimento extracutaneo della malattia. Tuttavia, l'assenza di complicanze rende ipotizzabile la programmazione di un follow-up più distanziato nel tempo o di un suo rinvio, almeno per quanto riguarda l'età pediatrica rispetto alla forma completa, tranquillizzando soprattutto le famiglie in merito a quella che appare come una forma più benigna di malattia. I limiti del nostro studio sono certamente il carattere retrospettivo, il fatto che mancassero alcuni dati rispetto a visite pregresse eseguite presso altri centri, il limite massimo d'età al follow-up per i pazienti con mosaicismo posto a soli 11 anni e infine la numerosità sempre per la forma mosaico dettata anche dalla prevalenza della condizione all'interno della neurofibromatosi. Punto di forza invece è certamente la numerosità della casistica dei pazienti nel suo complesso, trattandosi comunque di una malattia rara quale la neurofibromatosi. Confrontandoci con la letteratura, notiamo la numerosità della nostra casistica di pazienti rispetto alle case series, che è in linea se non superiore a molte di esse, la prevalenza alta riscontrata per lo xantogranuloma rispetto alla letteratura, tenuto conto anche che si tratta di uno studio retrospettivo, il fatto che si trattasse effettivamente di una lesione precoce nella quasi totalità dei pazienti e pertanto candidabile a costituire un criterio nei primi anni di vita per la diagnosi, e infine abbiamo confermato e ribadito la prognosi benigna per le forme a mosaico, almeno per quanto riguarda l'età pediatrica. Tornando ai nostri casi clinici iniziali, vediamo che in Matteo, quindi, in presenza di segni cutanei poco specifici, tuttavia la presenza dello xantogranuloma ci farebbe fare diagnosi di neurofibromatosi e avvieremmo quindi nel bambino un follow-up multidisciplinare a cadenza anche dettata dalla severità della malattia. Mentre invece, per quanto riguarda Ugo, il fatto che nel bambino si sia riscontrato una forma di mosaicismo ci permette, sempre dopo un'attenta valutazione multidisciplinare volta ad escludere complicanze e segni extracutanei della neurofibromatosi, di tranquillizzare i genitori trattandosi di una forma benigna di malattia e programmeremmo ragionevolmente un follow-up più distanziato nel tempo. Vi ringrazio. Bene, apriamo la discussione.
genetista ci vuole. No, avevo un commento e una curiosità in realtà. Sì. Il commento è molto semplice, in realtà, dato che adesso con le nuove tecniche di Next Generation Sequencing, sequenziare l'intero gene è diventato estremamente veloce, poco costoso e estremamente, diciamo, abbordabile come metodica. Appena si ha un sospetto di neurofibromatosi, adesso si può tranquillamente sequenziare il gene e avere un risultato molto attendibile. E mi chiedevo, questa era la mia curiosità, quei pochi casi in cui c'era un sospetto della patologia ma non c'è stata una conferma genetica, se poi si era divenuti a una diagnosi e quale fosse in realtà? Cioè lei mi chiede nei miei casi? Sì, se... esatto. Ok. No, in realtà molte forme, soprattutto appunto quelle che si presentavano con le anomalie di pigmentazione, quindi le chiazze, la lentiginosi, se non veniva trovata una mutazione di quelle classiche riconosciute per la neurofibromatosi, in realtà negli anni precedenti, essendo che ho incluso pazienti anche degli anni passati, veniva formulata la diagnosi di neurofibromatosi sulla base della clinica, solo che da quando si è riconosciuta l'entità della sindrome di Legius, questa diagnosi non viene formulata, ma resta dubbio diagnostico. In pratica si resta in attesa dell'insorgenza di ulteriori manifestazioni di malattia per poi eventualmente confermare la diagnosi. Cioè questi casi poi si sono stati inquadrati in una sindrome specifica? No. Okay. Sì, prego, professor Bernardi. Io ho una domanda che riguarda che cosa fate nei familiari, ad esempio di Ugo e di Matteo. Consigliate lo screening genetico ai familiari in entrambi i casi? No. Innanzitutto nei familiari è importantissimo andare a ricercare dei segni di malattia, perché tra l'altro una cosa molto interessante che è emersa dal nostro studio, che non ho inserito perché non era, è stato il fatto che spesso nei familiari inconsapevolmente si fa diagnosi di neurofibromatosi, perché essendo una malattia molto eterogenea talvolta si riscontra in forma attenuata, per cui magari andando a fare un esame semplicemente oculistico ai genitori si vedono i noduli di Lisch, che sono uno dei criteri, e si riscontrano magari delle chiazze caffè latte, per cui si fa diagnosi anche nel genitore. Però non, in genere non viene proposto lo screening genetico, a meno che non ci sia necessità di una consulenza prenatale, appunto, e se il genitore intende avere un altro figlio. Grazie. Bene. Grazie, buongiorno a tutti. Io per presentarvi questa nuova metodica vi parlerò del caso clinico di Daniele, un bambino di 3 anni che a partire dai 9 mesi ha cominciato a presentare un lieve ritardo dello sviluppo psicomotorio, che peggiora durante gli episodi febbrili che sono ricorrenti, con una cadenza di circa 30 giorni. Gli indici di flogosi di Daniele però rimangono elevati anche durante i periodi di benessere. L'associazione di questa flogosi persistente e del ritardo dello sviluppo psicomotorio ci ha fatto pensare che Daniele possa avere una sindrome di Aicardi Gutierrez, una sindrome genetica caratterizzata da un eccesso di interferone che ha degli effetti negativi sullo sviluppo del sistema nervoso centrale. Però Daniele non presenta tutti i segni clinici caratteristici per porre una diagnosi definitiva, come anche confermato dall'analisi genetica che è risultata negativa. Abbiamo quindi bisogno di un altro test per valutare se i sintomi di Daniele sono effettivamente riconducibili ad una sindrome dello spettro delle ICRD.
abbiamo bisogno di valutare l'infiammazione interferonica. La sindrome di Aicardi-Gutierrez è una sindrome in cui c'è un'iperattivazione geneticamente determinata della risposta antivirale, con una produzione continua di interferone di tipo 1, con tutti i sintomi che questo comporta, quali mialgie, artralgie, cefalea e febbre, così come se ci fosse costantemente in atto un'infezione di tipo virale. Questa sindrome rientra nella nuova classe di malattie delle interferonopatie a causa della sua caratteristica iperproduzione di interferone, appunto, come anche il lupus eritematoso sistemico nella sua forma monogenica e la dermatomiositi nella sua forma miopatica. Questo tipo di malattie sono finora state trattate con farmaci antinfiammatori e immunosoppressori, che però hanno soltanto una limitata efficacia e notevoli effetti collaterali, specialmente se si pensa che vengono somministrati a dei bambini per lunghi periodi di tempo. Pertanto c'è stato bisogno di trovare dei nuovi farmaci che fossero più efficaci e meglio tollerabili. E questi farmaci sono stati trovati, tra questi farmaci abbiamo gli antimalarici, delle molecole che potremmo considerare antiche, ma che vengono tuttora utilizzate per il trattamento di malattie reumatologiche, poi molecole più nuove come gli anticorpi monoclonali antinterferonici, studiati per il trattamento del lupus eritematoso, fino alle piccole molecole come i JAK inibitori, che però a differenza dei precedenti non agiscono sulla cellula produttrice dell'interferone, ma bensì sulla cellula bersaglio, riducendone la risposta allo stimolo interferonico. Per poter utilizzare questi farmaci abbiamo bisogno però di valutare se c'è effettivamente un'iperproduzione di interferone. E per fare ciò si potrebbe pensare che la metodica più adatta sia la valutazione dell'interferone circolante, ma così non è, perché l'interferone viene prodotto a livello locale soltanto in piccole quantità ed ha solamente una breve emivita in circolo. Quindi si è pensato di utilizzare una metodica di tipo indiretto, che valuta gli effetti dell'interferone sulle cellule circolanti del sangue. Questo è possibile perché le cellule, sottoposte all'influsso dell'interferone, esprimono una serie caratteristica di geni, che può essere rilevata e misurata. Questa metodica prende il nome appunto di signatura interferonica. La signatura interferonica misura l'espressione di 6 geni studiati come più iperespressi in casi di sindrome di Aicardi-Gutierrez geneticamente confermate, come possiamo vedere infatti da questo grafico, dove vediamo in verde l'espressione nei casi che risulta centinaia e in alcuni casi anche migliaia di volte superiore rispetto ai controlli sani rappresentati in rosso. La metodica poi si completa valutando il valore mediano dell'espressione di questi geni, ottenendo così un valore che è l'interferon score, che ci permette di dare un giudizio dicotomico sulla effettiva presenza di un'iperattivazione o meno di questa via. La signatura interferonica può essere quindi utilizzata come indicatore di infiammazione interferonica, ma anche come biomarcatore prognostico di risposta ai farmaci mirati contro questa stessa via. Al momento attuale la signature è utilizzata soltanto a scopi di ricerca, in quanto non è validata per la pratica clinica, essendo stata studiata soltanto su controlli e su casi geneticamente confermati di sindrome di Aicardi rispetto a controlli sani. Situazione ben diversa da quella che potremo trovare nella clinica di tutti i giorni, dove difficilmente i pazienti saranno o chiaramente affetti o completamente sani, ma nella maggior parte dei casi avremo quadri infiammatori complessi. Per questi motivi abbiamo valutato lo score interferonico in diverse malattie pediatriche. Abbiamo ricercato poi un nuovo cutoff che fosse più specifico di quello finora utilizzato, non essendo basato su controlli sani, ma su controlli che potremmo definire malati. E abbiamo poi ricercato un'eventuale correlazione
tra i valori degli score interferonici e quelli degli indici di flogosi tradizionali, quali la VES e la PCR. Nello studio abbiamo incluso due gruppi di pazienti. Nel primo, le interferonopatie, tra cui casi di lupus eritematoso sistemico e di dermatomiositi. Nel secondo, le altre malattie infiammatorie, tra cui casi di artrite idiopatica giovanile e febbri periodiche, per un totale di 70 pazienti. Ad ogni paziente è stato effettuato un prelievo di sangue venoso periferico, in particolari provette, i cosiddetti PAX tube, che contengono delle sostanze stabilizzanti che permettono di mantenere al meglio il campione dal momento del prelievo fino a quello dell'analisi. Dal campione poi è stato estratto l'RNA, che è stato retrotrascritto e valutato quantitativamente tramite una PCR. Dai valori dell'espressione dei geni è stato poi calcolato il valore mediano, e cioè l'interferon score per ognuno di questi pazienti. Questi sono i nostri risultati. Possiamo vedere come nelle interferonopatie i valori degli interferon score siano molto elevati, mentre nelle altre malattie infiammatorie questi, sebbene abbiano anche valori elevati, non raggiungono mai gli stessi valori delle interferonopatie. A partire da questa osservazione abbiamo proposto un nuovo cutoff rappresentato in verde, più elevato rispetto al precedente utilizzato finora, che ci permettesse di distinguere le interferonopatie dalle altre malattie infiammatorie. Infatti vediamo come il cutoff precedente, quello rosso, distingua bene i casi dai controlli sani, ma faccia risultare come falsamente positivi anche ben 12 casi di malattie infiammatorie, non interferonopatie. Mentre con il nuovo cutoff determinato presso i laboratori del Burlo Garofalo, soltanto 2 casi di malattie infiammatorie risultano come falsamente positivi. Abbiamo poi ricercato la presenza di una correlazione tra i valori dello score e quelli degli indici di flogosi, ma non abbiamo avuto risultati statisticamente significativi, come possiamo osservare dai valori del p-value. E nemmeno l'analisi separata dei due gruppi di pazienti analizzati ha portato a risultati significativi. Quindi, questo studio, sebbene abbia dei punti deboli, quali la sua retrospettività e la mancanza di alcuni dati degli indici di flogosi di alcuni pazienti, ha notevoli punti di forza, in quanto abbiamo dimostrato come sia possibile determinare un nuovo cutoff più specifico, più facilmente utilizzabile in clinica, che possa distinguere le interferonopatie anche dalle altre malattie infiammatorie e non solo dai controlli sani. Inoltre, la mancata correlazione dei valori degli score con quelli degli indici di flogosi non è un punto negativo, ma bensì un punto di forza, perché ci permette di determinare e di aggiungere alla clinica informazioni in più che non sono ridondanti rispetto a quelle fornite dagli indici di flogosi tradizionali, come la VES e la PCR. Quindi, questo test si dimostra utile nei quadri infiammatori complessi o incompleti. Ci permette di distinguere le interferonopatie dalle altre malattie infiammatorie, e tutto ciò lo avvicina un po' di più alla pratica clinica, non lasciandolo relegato all'ambito della ricerca. In conclusione, quindi, la signatura interferonica può essere utile per il clinico per guidare la diagnosi in casi di malattie rare e per seguirle poi nel loro andamento nel tempo, e ci permette di stratificare le malattie reumatologiche in modo tale da poter offrire trattamenti mirati ed efficaci per le interferonopatie, come nel caso di Daniele. Grazie. Commissione vuole commentare? Prego. Una domanda, Ingrid. Quello che si nota tuttavia è che c'è una grande variabilità all'interno dei campioni, no? Dell'interferon score, cioè anche all'interno del gruppo
di interferonopatie c'è un buon numero di pazienti in realtà che avevano un valore molto molto basso, direi quasi normale. Quindi questo bisogna un po' giustificarlo, perché non so se questo ci permette, cioè se anche il modello, diciamo così, di malattia strategico a un interferon score molto basso poi risulta difficile utilizzarlo in una pratica clinica. Gli score più bassi sono stati registrati in bambini con lupus che rispondono alla terapia farmacologica standard e che erano in un periodo di malattia quiescente, mentre i valori più elevati sono casi di interferonopatie genetiche che anche essendo trattate con il cortisone o gli immunosoppressori non rispondono a causa della loro patogenesi. Se non colpiamo direttamente la via dell'interferone non ci sarà una riduzione dell'interferon score. Prego. Una domanda velocissima, nel senso che la signature essenzialmente è verificare il livello di espressione di quei geni, il livello di espressione che è controllato dall'interferone, però immagino che non ci sia solo l'interferone a poter aumentare l'espressione di quei geni, uno. Due, se era stata in un certo senso fatta una specie di taratura, mi spiego. Ognuno di noi ha un'espressione diversa sugli stessi geni, che entro certi limiti è ovviamente fisiologica, dipende da polimorfismi sul promotore, eccetera. Quanto possono variare normalmente quei geni lì? Allora, rispondendo alla seconda domanda, sì. È stata fatta una, diciamo, taratura basandoci sull'espressione di alcuni geni che sono espressi costitutivamente. È una normalizzazione. Sì. Okay. I valori poi variano appunto da livelli minimi fino a valori molto molto elevati nei casi in cui ci sia una produzione di interferone molto molto elevata. Abbiamo registrato valori anche di 103, 106 e altri invece molto bassi di 0, 1. E non si sa se c'è qualcos'altro che può far schizzare l'espressione di questi geni, a parte l'interferone. Ci potrebbe essere un ruolo dell'interferone di tipo 2 che porta all'espressione di una serie di geni diversa, ma che in parte si accavalla quella che viene espressa in seguito alla produzione di interferone di tipo 1. Bene, si accomodi pure. Sian Sabrina, ci siamo, quindi discuteremo la tesi bicuspidia aortica in pediatria, l'esperienza di un singolo centro. Prego. Grazie. Anche io come i miei compagni parto con un caso clinico, quello di una bambina di un anno che viene indagata per soffio e alle quali viene posta la diagnosi di valvola aortica bicuspide e di dilatazione dell'aorta ascendente. Per evitare la progressione di quest'ultima le viene prescritto lo sartan e dei controlli regolari. La bambina però per vari motivi non assume la terapia e i genitori non la portano alle visite se non 4 anni più tardi, quando all'ecocardiografia presenta una stenosi di grado lieve e una dilatazione invece importante della aorta, qui evidenziabile nel tratto tubulare distale con la valvola che prolassa nel tratto di efflusso del ventricolo sinistro in diastole. Le viene dunque consigliato non solo di assumere la terapia, ma a questo punto di evitare sforzi fisici intensi e di presentarsi ad un controllo a 3 mesi. Dopo l'esecuzione di una risonanza magnetica per verificare tutti i punti dell'aorta, inoltre il caso viene discusso con la cardiochirurgia per la sostituzione del vaso e viene anche consigliata una visita nel fratello minore. Parliamo dunque della bicuspidia aortica, che è l'anomalia cardiaca congenita più frequente, che riguarda fino al 2% della popolazione, con una prevalenza netta per il sesso maschile. Per bicuspidia si intende la presenza di 2 soli lembi, dovuta alla fusione, o meglio alla non disgiunzione, secondo alcuni autori, di 2 cuspidi contigue. Essa si può presentare in 2 morfologie, quella più diffusa, quella di tipo 1, con disposizione antero-posteriore delle cuspidi, dovuta alla fusione dei 2 lembi coronarici, e quella di tipo 2, con disposizione latero-laterale, dovuta generalmente alla fusione del lembo coronarico di destra con quello posteriore non coronarico.
con la confusione dell'embo coronarico di sinistra, viene a volte nominata VAB di tipo 3. La valvola generalmente presenta un RAF, ovvero sia un setto fibroso alla fusione, altrimenti si parla di bicuspide pura. E a valvola chiusa la morfologia tipica con la bocca di pesce. Essa fa parte di uno spettro di anomalie della valvola che va dalla valvola unicuspide a quella quadricuspide. Ad aumentare la variabilità, una valvola anatomicamente normale può comportarsi come una bicuspide. Esistono due teorie sulla sua origine, che non sono mutualmente escludibili, la cui comunque più recente è quella costituzionale, che prevede un'alterazione genetica alla base dello sviluppo dell'alterazione e delle complicanze. Essa è supportata da numerosi elementi, tra i quali alterazioni istologiche della parete aortica simile al Marfan e la distribuzione familiare della bicuspidia, che è la ragione per cui viene proposto lo screening nei parenti di primo grado. Vari sono i geni comunque implicati, tra i quali questi i più rilevanti. È importante parlarne innanzitutto perché negli ultimi anni il riscontro è sempre più frequente e soprattutto perché è associata a numerose cardiopatie congenite, tra le quali principalmente la coartazione e la stenosi aortica congenita e sindrome genetiche, tra le quali la sindrome di Turner. Inoltre perché fa parte di una più complessa alterazione dell'apparato cardiovascolare che si manifesta soprattutto, ma non solo, a livello aortico. Un terzo dei soggetti inoltre va incontro nel corso della vita a complicanze che possono essere anche severi, tra le quali la più nota è la stenosi, che riguarda più l'adulto, tuttavia una stenosi in ambito pediatrico raramente non è associata alla valvola bicuspide, e l'insufficienza anche in età giovane è più rappresentata, ma di grado più lieve, ed è dovuta a vari fattori. Per la prevenzione dell'endocardite esistono delle misure di tipo igienico, mentre attualmente non è raccomandata la profilassi antibiotica se non dopo altri episodi di endocardite, le linee guida sono tuttavia discusse. La dissezione aortica è l'evenienza più rara, la più temuta però per la mortalità, anch'essa più tipica dell'adulto. In merito alla dilatazione, la bicuspide è meno associata rispetto al marfano a delle collagenopatie, a dei veri e propri aneurismi, tuttavia è così diffusa nella popolazione che ne risulta la causa principale. Vari ancora una volta sono i fattori che portano alla dilatazione, tra i quali la predisposizione genetica, ma anche fattori di rischio acquisiti, come diabete per colesterolemia, fumo e un'insufficienza. Questi sono i quattro livelli al quale la aorta ascendente va misurata durante lo screening in parasternale a lungo. Essa è generalmente asintomatica, soprattutto in età pediatrica, può però essere ricercata perché si manifesta con un click oppure con un soffio sistolico di eiezione o un soffio da stenosi o insufficienza o cardiopatie congenite associate. E la conferma risiede nell'ecocardiografia transtoracica, altre metodiche di imaging sono utilizzate in caso la morfologia o la funzionalità non sia correttamente delineabile. E se da un lato si possono tranquillizzare il paziente e i parenti perché la VAB non complicata, cioè con un livello al massimo lieve di stenosi o insufficienza e senza dilatazione non limita lo svolgimento delle attività quotidiane e oggi a prognosi pari a quella della popolazione in generale, dall'altra parte a lungo termine porta inevitabilmente alla sostituzione della valvola che avviene 5-10 anni prima rispetto ai soggetti tricuspidi e alle volte della aorta. Il riscontro dunque impone un monitoraggio che a cadenza biannuale o annuale semestrale, in caso la stenosi e l'insufficienza siano di grado moderato, la dilatazione è importante o rapidamente progressiva, per cui i parametri sono i diametri dell'aorta che vanno indicizzati per la superficie corporea nel bambino. Particolare attenzione inoltre vanno poste in caso di gravidanza e di idoneità all'attività sportiva. Alla luce di queste conoscenze, il nostro studio quindi si pone come obiettivi quelli di valutare nella nostra popolazione il motivo che ha condotto a diagnosi, la presenza di familiarità, patologie associate, soffio e sintomatologia alle visite, appurare la morfologia della valvola e seguire la storia sia della valvola che dell'aorta nella popolazione in toto e in sottogruppi. Si tratta di uno studio retrospettivo che considera tutti i pazienti con diagnosi di VAB afferiti alla struttura semplice di cardiologia del burlo nell'arco di 9 anni. Abbiamo considerato 17 parametri anamnestici ed ecocardiografici misurati con queste attrezzature in 3 momenti, diagnosi, primo ed ultimo controllo. Abbiamo raccolto le informazioni in un database, le abbiamo descritte come range, mediana, distanza interquartile, frequenza assoluta e percentuale, questo è un esempio di tabella dei dati. La nostra popolazione è composta da 63 pazienti così distribuiti per genere con una familiarità dell'11% destinata ad aumentare perché non in tutti è stato ancora effettuato lo screening, con un'età alla diagnosi che è precoce, con un terzo dei pazienti che ha diagnosi a 3 anni, una buona parte alla nascita, uno solo da maggiorenne, e questa è la crescita della popolazione nel tempo.
Venendo al motivo che ha portato al riscontro, è in buona parte dei casi un soffio. Nella maggior parte dei casi però è stata un'altra causa, che va da un controllo di un'altra patologia cardiologica a cause del tutto incidentali, a sintomatologie di alterazione dell'ECG non dovute alla valvola e in nessun caso il riscontro di VAB in un parente di primo grado. Siamo andati a vedere anche quanti pazienti alla diagnosi avessero effettivamente un soffio, al di là della motivazione, e quota che corrisponde ai 3/4 dei pazienti, per cui un soffio è stato scoperto alla prima visita in una buona parte. Come prevedibile, i pazienti sono asintomatici, se non per altre cause come la coartazione, che viene trattata e che scompare nel corso dei controlli, e le proporzioni in merito ai soffi si mantengono tali. In merito a patologie associate, abbiamo riscontrato nella nostra popolazione le cardiopatie classicamente associate alla VAB, nessuna invece tra le sindromi genetiche. Altre patologie di rilievo sono il prolasso mitralico e la stenosi di un vaso epi aortico. Queste sono nel dettaglio le cardiopatie, tra le quali configurano due stenosi aortiche congenite, dei quali questo è un esempio severo, con l'anulus ristretto, dilatazione poststenotica e un'ipertrofia del ventricolo. Inoltre, 8 casi di coartazione che corrispondono a più del 12% della popolazione, che evolvono in questa maniera, vengono trattate con decoartazione o stenting e 2 permangono all'ultimo controllo. In merito alla morfologia, come prevedibile, in buona parte dei casi c'è un raffe, e la disposizione è anteroposteriore soprattutto tra i coartati, vi sono alcune valve funzionali e altre caratteristiche tipiche come l'apertura in dome dei lembi. Una valvola presenta dei noduli durante un episodio di cardite reumatica ed alcune sono calcifiche già in età pediatrica, come evidente in questo caso. In merito alla funzionalità, le stenosi lieve sono ben rappresentate ed aumentano quasi del doppio nel corso dei controlli, anche quelle moderate e quelle severe che corrispondono alle stenosi congenite. Le insufficienze anche sono molto ben rappresentate, soprattutto di grado lieve, anche se aumentano nel corso dei controlli. Questa è la divisione della popolazione in base alla funzionalità alla diagnosi e siamo andati a vedere nel follow-up quante rimanessero stabili e quante VAB fossero evolutive. I parametri ecocardiografici ci dicono che la funzionalità del ventricolo sinistro espressa mediante frazione di accorciamento e frazione di eiezione si mantiene buona attraverso tutti i controlli, che non vi sono ipertrofie se non di grado lieve e anche il volume indicizzato per il BSA ci dice come non vi siano delle insufficienze di grado severe nella nostra popolazione. Viceversa, l'aumento delle stenosi si esprime anche attraverso l'aumento del gradiente delle velocità transvalvolare massime. In merito alle dimensioni aortiche, a partire dal diametro della aorta ascendente distale, abbiamo calcolato, secondo le linee guida, le deviazioni standard rispetto alla normalità e i percentili di appartenenza. Possiamo vedere come il 25% dei pazienti si trovi al di sopra delle 2 derivazioni standard, al di sopra del 98esimo percentile, cioè che corrisponde ad una dilatazione franca. Comunque il 50% dei pazienti si trova a valori prossimi al 90esimo, con quindi delle dimensioni borderline dell'aorta. Abbiamo anche calcolato l'aortic ratio, che è un parametro che stabilisce l'indicazione alla chirurgia, con un solo paziente che è attualmente andato incontro all'intervento di sostituzione, corrispondente al valore outlier. E, nei sottogruppi la dilatazione è più presente come prevedibile tra le valvole insufficienti. Il follow-up arriva fino a 8 anni con una mediana di 2, l'outcome clinico nella nostra popolazione è comunque buono. Altre terapie effettuate al di là di quelle su coartazione sono state 3 valvuloplastiche, la sostituzione e 4 trattamenti medici, come nel caso clinico, volti a rallentare la dilatazione aortica. I limiti dello studio concernono l'analisi retrospettiva, la numerosità comunque modesta del campione e il fatto che i pazienti afferiscono ad un centro di secondo livello. I punti di forza invece sono l'indagine dell'età e della motivazione alla diagnosi, la verifica della presenza di soffi e di sintomatologia, il numero di variabili analizzate e lo studio della progressione delle condizioni iniziali per un tempo comunque ragguardevole. Quello che di diverso è emerso rispetto alla letteratura è la familiarità più elevata e la prevalenza di coartazione doppia. Inoltre vi sono appunto molte valvole insufficienti e c'è un aumento della disfunzione soprattutto in senso stenotico nel tempo. La dilatazione è molto rappresentata almeno a valori borderline e anche le terapie sono di numero consistente. Abbiamo confrontato i nostri dati con l'unico altro studio presente in letteratura con un follow up comparabile, nei quali però l'aumento di almeno un grado di stenosi è più lieve e peggiore invece per le dilatazioni. Simile per le insufficienze e anche il numero di interventi su valvole comparabile nonostante la nostra popolazione sia meno numerosa. Quindi la nostra popolazione ha la minor parte delle diagnosi avvenuta grazie all'esame obiettivo cardiologico e nessuna per lo screening familiare.
e si tratta comunque del secondo studio sulla VAB che ha un follow-up a medio termine in età pediatrica. Sono richiesti studi comunque che arrivino fino all'età adulta, per cui è possibile continuare a seguire questa corte. Concludendo, la valvola aortica bicuspide è un'anomalia cardiaca congenita non soltanto frequente, ma spesso non innocente, che si accompagna a delle complicazioni che possono essere anche precoci, come dimostrato, e che fa parte di un quadro malformativo dell'apparato cardiovascolare, tanto che ultimamente si parla di sindrome della valvola aortica bicuspide, per cui bisogna promuoverne la ricerca con gli strumenti nominati, e una volta riscontrata, questa va monitorata assieme sempre alla aorta e vanno promosse la prevenzione dell'endocardite e l'abbattimento dei fattori di rischio cardiovascolare. Grazie. Qualche commento? Bene, allora, si accomodi. Passiamo a Varotto Carolina. Probabilmente Imaging Based Study on Punctate White Matter Lesions in Preterm Infants and their Correlation with Brain Volumes. Buongiorno a tutti. Prego. Vorrei cominciare la mia presentazione con il caso di Albert. Albert è un bambino che nasce a 30 settimane di gestazione, quindi prematuro, il quale va incontro a un'ultrasonografia in sesta giornata che va ad evidenziare un'emorragia intraventricolare di terzo grado. Dato che sappiamo che i bambini pretermine presentano un rischio di outcome neurologico sensitivamente peggiore rispetto ai bambini nati a termine, e sappiamo inoltre che ormai la buona parte di queste lesioni sono già evidenziabili a livello cerebrale a questa età, e ormai è diventato di routine andare a proporre una risonanza magnetica a termine, quindi a 40 settimane, che è quello che fa Albert. Questa è la risonanza magnetica. Andiamo a denotare come si ritrovano queste lesioni iperintense in T1 che si localizzano a livello periventricolare a disposizione lineare. Cosa dobbiamo dire quindi ai genitori di Albert? Per quanto concerne il danno cerebrale nel pretermine, se inizialmente la nostra attenzione negli anni passati si era focalizzata sui ritrovamenti di ultrasonografia, quindi delle lesioni tendenzialmente consistenti come la leucomalacia periventricolare, negli ultimi anni l'attenzione si è spostata su lesioni più sottili, le quali sono maggiormente oggetto della risonanza magnetica. E in questa insiemistica appunto andiamo a vedere le lesioni che sono oggetto del nostro studio, ovvero le lesioni puntate della sostanza bianca. Si tratta di lesioni non cistiche, le quali sono iperintense in T1 e ipointense in T2, le quali si vanno a ritrovare prevalentemente a livello periventricolare, a livello della corona semiradiata del centro semiovale, ma di fatto possono andarsi a ritrovare anche a livello del segmento frontale e occipitale. E come possiamo notare, si tratta di uno dei più comuni reperti in risonanza magnetica per quanto riguarda la risonanza magnetica del pretermine. L'eziologia è ancora incerta quanto dibattuta, soprattutto perché in questo caso l'anatomia patologica non ci può venire in aiuto, ci viene difficilmente in aiuto. Uno studio in particolar modo è andato a individuare quelli che possono essere dei fattori di rischio di queste lesioni, andando a individuare quelli che sono fattori di rischio non tipici, come ad esempio l'alto peso alla nascita di questi bambini. Dato che l'anatomia patologica non ci può aiutare, la risonanza magnetica si è dimostrata essere uno dei migliori modi per andare a valutare quella che è sia l'eziologia sia quello che è l'impatto clinico dal punto di vista anche anatomico di queste lesioni. Risonanza magnetica assieme alle sue nuove tecniche, in particolar modo la tecnica SWI, che si tratta di una tecnica che va a rilevare la presenza entro regioni di interesse di sangue ed emoderivati, la spettroscopia, che è andata a evidenziare come in queste lesioni siano presenti alti livelli di glutammina che ricordiamo essere uno dei fattori principali per quanto riguarda lo spettro del danno dell'encefalopatia del pretermine, e sicuramente la diffusione MRI, la quale non si è focalizzata solamente sulla natura di queste lesioni, ma anche sull'impatto che hanno a livello cerebrale, andando ad evidenziare con i suoi parametri alterati come questi bambini presentano rispetto ai loro coetanei una immaturità cerebrale. Tutto ciò ha un impatto dal punto di vista clinico, sia anatomico che volumetrico. Dal punto di vista anatomico si è visto che queste lesioni presentano
con un neuromotorio peggiore, specie se localizzate a livello del fascio cortico-spinale. Altri studi invece si sono concentrati andando a ricercare una linearità dal punto di vista volumetrico col volume di queste lesioni e un impatto neurologico. In questo caso uno studio ha proposto addirittura un cutoff di 20 lesioni come predittore di outcome neurologico compromesso. Quindi questo è il nostro background. Sappiamo che lesioni maggiori come la leucomalacia periventricolare vanno a determinare un effetto macrostrutturale, quindi determinano una diminuzione dei volumi cerebrali. Sappiamo che le lesioni puntate sono associate a un danno di tipo microstrutturale, come visto alla diffusione MRI. Abbiamo visto anche che queste lesioni sono associate a volumi telamici minori. Quindi la nostra domanda è stata piuttosto semplice. Dato che sappiamo che queste lesioni hanno un impatto a livello microstrutturale, qual è l'effetto a livello macrostrutturale? Quindi c'è una correlazione tra il volume di queste lesioni e i volumi cerebrali. Ci siamo focalizzati su una coorte di bambini nati pretermine, tra le 24 e le 33 settimane di gestazione, che avessero a disposizione almeno uno scan di risonanza magnetica tradizionale, come anche uno scan di diffusion MRI a termine. La nostra coorte è stata presa da uno studio fatto in precedenza, l'E-Prime Study, che ha eseguito 625 scan di risonanza magnetica, dai quali sono state scelte 511 immagini di risonanza magnetica per un ulteriore studio che è andato a valutare l'impatto di queste lesioni dal punto di vista neurologico. Di queste 511 immagini, 116 sono state eliminate dallo studio stesso perché questi bambini presentavano, oltre alle lesioni puntate, anche lesioni maggiori come l'emorragia intraventricolare e lesioni congenite. Altre 88 sono state eliminate da noi, dato che le immagini di risonanza magnetica non erano adatte al tipo di indagine che saremmo andati a fare, per rimanere quindi con 307 immagini di risonanza magnetica. Di questi 307 bambini, 83 dimostravano lesioni puntate. Questo è il procedimento che abbiamo seguito per l'estrazione volumetrica, rispettivamente delle lesioni puntate e dei volumi cerebrali. Per quanto riguarda le lesioni puntate, ogni qualvolta veniva ritrovata una lesione puntata nello scan di risonanza magnetica, veniva creata una maschera binaria che andasse a coprire il volume di queste lesioni, dalle quali poi si è stato estratto il volume totale della lesione. Per quanto concerne invece i volumi cerebrali sono stati stimati attraverso un confronto con degli atlanti già presenti in letteratura. E dato che però tra le 24 e le 33 settimane di gestazione la variabilità anatomica dal punto di vista cerebrale è ancora ampia, è stato aggiunto un ulteriore step di segmentazione automatica che è andato praticamente ad adattare quella che è l'anatomia cerebrale della nostra corte con gli atlanti presi già in letteratura, andando ad evitare così una forzatura perché questi atlanti sono piuttosto rigidi. Quindi conseguentemente abbiamo proceduto al processo di segmentazione automatica dividendo in sostanza grigia, sostanza bianca e liquor cefalorachidiano. Abbiamo preso in considerazione la sostanza grigia come rappresentativa dei volumi cerebrali, a sua volta andata suddivisa per segmento frontale, temporale, parietale e occipitale. Questa è l'analisi statistica che abbiamo eseguito, una statistica descrittiva, un t-test per campioni indipendenti nel gruppo con e senza lesioni puntate, una correlazione di Spearman entro il gruppo con lesioni puntate. Per quanto riguarda invece la nostra ipotesi, siamo andati a eseguire un test lineare generale per andare a vedere quale fosse l'effetto del volume delle lesioni puntate entro i volumi cerebrali, controllandone però l'effetto per delle variabili neonatali, quali il peso alla nascita, l'età gestazionale, l'età allo scan e il sesso del bambino. Quindi questa è la tabella che è andata a il modello lineare generale. Come possiamo notare, siamo andati a replicare quello che è l'effetto già ben noto in letteratura di variabili come il peso alla nascita, soprattutto il sesso del bambino sui volumi cerebrali. Per quanto concerne invece la nostra ipotesi, possiamo vedere che il volume delle lesioni puntate non va a correlare con i volumi cerebrali. Quindi in questa fase dello sviluppo i volumi cerebrali non sono influenzati. Inoltre abbiamo notato, per quanto concerne la statistica descrittiva, dei trend già visti in precedenza da studi appunto fatti in precedenza per quanto concerne i fattori di rischio. Andiamo a notare come la coorte di bambini con lesioni puntate presenta, nel nostro caso, sì un'età gestazionale più alta, ma soprattutto presenta un peso alla nascita più alto. Abbiamo quindi eseguito un t-test per andare appunto a confrontare questi due gruppi, per andare a vedere se le differenze fossero statisticamente significative. In questo caso possiamo andare a notare che soprattutto per quanto riguarda il peso alla nascita, questi bambini di base pesavano di più.
Abbiamo quindi eseguito una correlazione di Spearman entro il gruppo di bambini con le lesioni puntate per andare a vedere se ci fosse una linearità tra il volume di queste lesioni e le variabili neonatali prese in considerazione. Ancora una volta, il peso alla nascita, l'età dello scan e l'età gestazionale. In questo caso la significatività statistica non è stata raggiunta. Questo studio presenta sia dei limiti che dei punti di forza. Dal punto di vista dei limiti, questi dati sono stati utilizzati in modo retrospettivo. Inoltre abbiamo preso in considerazione solamente uno scan fatto a termine, quindi un eventuale effetto dilazionato di queste lesioni non è stato preso in considerazione. E inoltre abbiamo preso in considerazione una corte di pretermine. Punti di forza, abbiamo una numerosità campionaria piuttosto consistente, si tratta della prima volta che andiamo a correlare il volume di queste lesioni puntate con i volumi cerebrali, andando ad aggiungere un'evidenza non solamente dal punto di vista patologico, andando ad escludere quindi un ruolo delle lesioni puntate sui volumi cerebrali, ma anche dal punto di vista epidemiologico. Quindi non abbiamo trovato alcuna correlazione tra il volume di queste lesioni e i volumi cerebrali, quindi possiamo affermare che a questo livello i volumi cerebrali non sono influenzati dalle lesioni puntate, quindi vuol dire che ora come ora il danno si esplica maggiormente a livello microstrutturale come visto la diffusione MRI. L'incidenza della nostra corte è stata del 26%, 26%, andando a replicare quello che è un trend già visto in letteratura, ovvero queste lesioni sono piuttosto consistenti. Inoltre abbiamo notato questo trend, soprattutto per quanto riguarda il peso alla nascita, questi bambini di fatto presentano un peso alla nascita maggiore, che è stato individuato come fattore di rischio per lo sviluppo di queste lesioni. Quindi in conclusione queste lesioni rappresentano ancora una sfida dall'eziologia a quello che è il loro impatto clinico e il loro impatto prognostico. Tuttavia per quanto la letteratura possa sembrare ancora discordante su molti aspetti, queste lesioni hanno dimostrato avere un impatto sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista microstrutturale. Quindi ci auspichiamo che vengano fatti nuovi studi, in particolar modo con follow-up più lunghi, dato che ora come ora gli studi con il follow-up si fermano a circa 2 anni, sicuramente accompagnati da una valutazione in risonanza magnetica, che ancora una volta si dimostra essere il miglior modo per andare a studiare questo tipo di lesioni. Quindi ai genitori di Albert diremo che queste lesioni sono un reperto assolutamente comune nella risonanza magnetica del pretermine, che ora come ora non vanno ad influire sui volumi cerebrali, che ricordiamo essere uno dei fattori predittivi più importanti già valutabili in risonanza magnetica di outcome neurologico peggiorato, e che quindi questo bambino andrà incontro a un follow-up normale. Vorrei ringraziare le famiglie che hanno preso parte a questo studio, vorrei ringraziare i miei supervisor che mi hanno seguito in questo progetto di tesi e il Dipartimento di Perinatal Imaging del King's College di Londra per avermi accolto in questi mesi. Thank you for the attention. Volevo chiedere, in questi bambini che poi sviluppano queste microlesioni, è previsto un follow-up poi a distanza di tipo di imaging, oppure una volta valutate finisce il discorso? No, ora come ora i follow-up che sono stati proposti solamente a livello accademico. In particolar modo si è visto, uno studio ha notato una differenza, alcune lesioni addirittura scompaiono. Altre invece permangono, e quindi diciamo che i follow up non sono stati fatti ancora dal punto di vista clinico, perché non si capisce ancora quale sia l'effettivo impatto, quindi sarebbe appunto non si capirebbe bene cosa si dovrebbe studiare, ma dal punto di vista puramente di studio e accademico. Carolina, la tua conclusione mi farebbe pensare che questa risonanza magnetica non serve a nulla in realtà, e che non servirebbe farla a nessuno di fatto, no? Se poi al papà di quel bambino, diciamo, il follow up è normale, ce l'ha 1 su 4 e di fatto non correla col volume cerebrale. Come difende il motivo per cui noi dovremmo invece farla? La risonanza magnetica a termine comunque ricordiamo che non va a valutare solamente la presenza di lesioni puntate, ma anche eventualmente di lesioni maggiori come l'emorragia intraventricolare o un eventuale inizio di leucomalacia periventricolare. Per quanto riguarda queste lesioni, purtroppo l'evidenza dal punto di vista scientifico è ancora scarna ed è ancora dibattuta. Tuttavia, sicuramente avere già uno scan a termine di queste lesioni in primis per andare a eliminare
quelle che possono essere lesioni maggiori, come ad esempio emorragia intraventricolare, ma andare a determinare appunto semplicemente dal punto di vista della letteratura, se la letteratura andando avanti va a confermare che ad esempio un cutoff di 20 lesioni circa può essere predittivo di outcome neurologico aumentato, un outcome neurologico peggiorato, in questo caso questo bambino potrebbe essere ad esempio preso in carico prima, solamente che la lettura... E per fare cosa? E dal punto di vista, anche qua, dal punto di vista neurologico, comunque sappiamo che ad esempio un bambino che con un rischio di impairment appunto neurologico potrebbe semplicemente essere seguito di più. Credo che già il fatto che i genitori sappiano che ci sia qualcosa è molto meglio che non sapere assolutamente nulla. Sì. Ma posso chiedere una cosa da non pediatra, ma in un pretermine si fa sempre una risonanza magnetica? No, non si fa sempre, nel King's College di Londra la stanno facendo quasi rutinaria, soprattutto per motivi accademici, e soprattutto la si fa nei bambini maggiormente a rischio. Grazie. L'ultimo, Fisaldi Gianluca, discuterà una tesi in dacriostenosi congenita, indicazioni e tempi della chirurgia. Buongiorno a tutti. Dunque, inizio la mia presentazione presentando il caso di Giovanni, un bambino di 16 mesi che presenta una storia di epifore e secrezioni all'occhio destro fin dal primo mese di vita. Giovanni a 6 mesi sviluppa una dacricistite sempre all'occhio destro, che il pediatra di riferimento tratta con l'applicazione del massaggio del sacco lacrimale e l'utilizzo di un antibiotico topico per alcuni giorni che risolvono il quadro clinico. Nelle ultime settimane però i genitori riportano che Giovanni ha ripreso a lacrimare abbondantemente dall'occhio destro e dunque lo riporta in ospedale dove viene a essere confermata la diagnosi di dacriostenosi congenita persistente e viene consigliata ai genitori l'esecuzione del sondaggio della via lacrimale. D'altro canto però i genitori sono preoccupati per questo perché hanno letto che dopo i 12 mesi l'intervento risulta essere meno efficace e quindi hanno paura di aver perso l'occasione insomma di curare il loro bambino. Come possiamo aiutarli? Stiamo parlando della dacriostenosi congenita, che per definizione è quella patologia caratterizzata dalla mancata canalizzazione del dotto nasolacrimale legata alla presenza di una membrana di Asner imperforata. La membrana di Asner è quella struttura di natura mucosa localizzata nell'estremità distale del dotto nasolacrimale che... Devo avvicinarmi di più? Ops. È quella struttura di natura mucosa localizzata a livello del tratto distale del canale nasolacrimale che dopo alcune settimane della nascita si apre spontaneamente e permette così la comunicazione tra il canale nasolacrimale e la cavità nasale. Dal punto di vista clinico, la dacriostenosi congenita è caratterizzata da una presenza di una epifora intermittente, persistente e da secrezioni mucopurulente che compaiono dopo alcune settimane dalla nascita. Inoltre, nei primi mesi il bambino può presentare una storia di congiuntiviti ricorrenti e nel momento in cui la diagnosi non venga a essere fatta in maniera efficace o in maniera precoce, la patologia può complicarsi in una dacriocistite cronica, ovvero un'infiammazione del sacco lacrimale a decorso cronico. Dal punto di vista epidemiologico, la dacriostenosi congenita colpisce il 6% dei neonati e di fronte a tale sospetto clinico, la diagnosi clinica avviene mediante la spremitura del sacco lacrimale che comporta la fuoriuscita di materiale mucopurulento dai puntini lacrimali e mediante la positività al fluorescein dye disappearance test. In ogni caso si tratta di una patologia con una prognosi benigna. Difatti la risoluzione spontanea avviene nel 90% dei casi entro i 9 e i 12 mesi. Dal punto di vista terapeutico questo è l'iter previsto. Inizialmente entro i 12 mesi si applica una terapia prettamente conservativa che prevede l'applicazione del massaggio del sacco lacrimale 2-3 volte al giorno, vengono anche a essere istruiti i genitori a farlo, e la pulizia di ciglia e palpebre con acqua tiepida. Nel momento in cui la terapia conservativa fallisca o il bambino inizia ad avere un'età
intorno ai 12 mesi, le linee guida prevedono un approccio tipicamente chirurgico. In primis viene consigliato il sondaggio della via lacrimale, ovvero si va a utilizzare una sonda detta di Bowman, si ripercorre tutta la via lacrimale fino a giungere nella sua estremità distale andando a perforare manualmente la membrana di Asner. Nel caso in cui questo primo intervento non risolva il quadro ostruttivo, si può fare un secondo tentativo sempre mediante sondaggio della via lacrimale. In caso in cui nemmeno il secondo intervento risulti risolvere il quadro, l'iter prevede due tecniche chirurgiche che presentano un'invasività maggiore rispetto a quella del sondaggio, che sono rappresentate rispettivamente dalla dacrointubazione, ovvero l'inserimento di due tubicini in silicone all'interno dell'apparato lacrimale che permangono in tale sede per un periodo minimo di 2 mesi, e infine come ultima opzione abbiamo la dacriocistorinostomia, che comporta la formazione di un'anastomosi tra il sacco lacrimale e la cavità nasale, bypassando così il dotto ostruito. Dunque, col nostro studio abbiamo ricercato i seguenti obiettivi: in primo luogo valutare l'efficacia del primo sondaggio e identificare l'intervallo di età ottimale in cui effettuare l'intervento; in secondo luogo valutare l'efficacia del secondo sondaggio in caso di fallimento del primo intervento; in terzo luogo valutare la probabilità di successo della dacrointubazione in caso di fallimento di interventi in precedenza; e in ultimo luogo identificare le malformazioni anatomiche confuse come delle dacriostenosi congenite mediante il primo sondaggio. Dunque, il nostro studio è uno studio retrospettivo. I dati ottenuti sono stati raccolti mediante refertazione del G2 clinico e seguendo i criteri di inclusione ed esclusione che vedete. I dati sono relativi a pazienti affetti da dacriostenosi congenita persistente che presentassero un'età al primo intervento compresa tra i 6 e i 48 mesi, mentre sono stati esclusi quei soggetti che presentassero una dacriostenosi di diversa natura, secondarie infezioni, traumi o sindromi congenite, o che presentassero un'età al primo intervento fuori range, oppure che non avessero aderito al follow-up. Dunque, il nostro campione inizialmente è stato composto da 523 soggetti, di cui 66 sono stati esclusi perché non rispecchiavano i criteri di inclusione appena detti. E dunque, il campione definitivo è stato composto da 457 soggetti, di cui 202 femmine e 255 maschi, e gli occhi operati in totale sono stati 669, 637 mediante sondaggio della via lacrimale, mentre 32 mediante dacrointubazione. Per quanto riguarda i sondaggi, 616 sono stati dei primi interventi, mentre 21 dei secondi interventi. Per quanto riguarda il primo sondaggio, dunque, l'efficacia che abbiamo ottenuto è stata circa del 90%. Abbiamo distribuito il campione in relazione all'età, dunque, e distribuendolo così, suddividendolo in 5 sottogruppi. E si è notata subito una differenza rispetto a quello che consigliano le linee guida. Le linee guida dicono che intorno ai 12 mesi venga a essere eseguito il sondaggio, mentre in realtà, come si può ben vedere, la maggior parte dei nostri sondaggi sono stati eseguiti a un'età più tardiva. In ogni caso, l'età media infatti è stata circa di 21 mesi. In ogni caso abbiamo analizzato l'efficacia all'interno di ciascun campione e valutando questi dati e confrontandoli fra i diversi sottogruppi si è visto che l'efficacia del primo sondaggio non varia in relazione in realtà all'età, con l'eccezione per le due categorie estreme, ovvero per i soggetti tra 6 e 9 mesi e i soggetti con un'età maggiore di 36 mesi. Nei primi, quindi nei bambini più piccoli, questa risoluzione più bassa è stata legata principalmente al maggiore riscontro di malformazioni riscontrate in questo sottoclasse. Mentre per quanto riguarda i bambini più grandi, l'efficacia dell'intervento è stata ridotta legata alla complessità maggiore dell'intervento eseguito in una fase più tardiva. Per quanto riguarda il secondo sondaggio, invece, l'efficacia che abbiamo rilevato è stata circa del 76%, quindi un dato comunque adeguato, ma che se confrontiamo comunque con l'efficacia ottenuta nel primo sondaggio risulta essere minore. Per quanto riguarda la dacrointubazione, l'efficacia ottenuta è stata circa dell'85%, il che conferma come questa procedura chirurgica risulti avere un'ottima capacità risolutiva, ma d'altra parte deve essere un intervento che vada riservato solo in un secondo o terzo momento, legata all'invasività di cui è dotata comunque. In ultimo luogo, abbiamo ricercato la presenza di malformazioni identificate mediante il primo sondaggio. L'incidenza che abbiamo trovato è stata circa del 4%. La malformazione che più frequentemente abbiamo ritrovato è stata la stenosi serrata della via lacrimale inferiore, che ha rappresentato circa il 50% delle malformazioni identificate.
Per questi casi, con una malformazione della via lacrimale, il sondaggio non risulta avere una valenza terapeutica, perché dovranno eseguire, per risolvere il loro quadro ostruttivo, una dacrointubazione o una dacrocistorinostomia. D'altra parte, l'unico modo per avere una conferma diagnostica è andare a fare il sondaggio, perché prima di entrare in sala il quadro clinico è completamente uguale a quello di una dacrostenosi congenita. Siamo andati a valutare dunque all'interno di quei soggetti che non hanno risposto al primo trattamento quanti di loro presentassero effettivamente una malformazione. Il dato che abbiamo ritrovato è di fatti il sondaggio effettivamente ci ha permesso di identificare tra i non risolutivi un 42% di malformazioni della via lacrimale. Dunque, per quanto riguarda il nostro studio, i punti di forza sono rappresentati dalla casistica ampia e consistente del nostro campione e dal fatto che i risultati che noi abbiamo ottenuto risultano essere in linea con quelli che ritroviamo in letteratura, mentre i limiti sono rappresentati da quei dati che abbiamo perso legati alla mancata esecuzione di dacrocistorinostomie non eseguite nella nostra struttura e al fatto che alcuni pazienti non abbiano aderito, anche se in maniera minore, al follow-up. Dunque, in conclusione, possiamo dire che l'efficacia del primo sondaggio non varia in relazione all'età in cui esso venga applicato, con l'eccezione di quei soggetti che presentano un'età tra i 6 e 9 mesi e maggiori di 36 mesi. In secondo caso, di fronte a un fallimento del primo intervento, il secondo sondaggio risulta avere un adeguato tasso di risoluzione, che però è minore chiaramente rispetto a quello che abbiamo riscontrato col primo sondaggio. In terzo luogo, la dacrointubazione ha un ottimo potere risolutivo, ma deve essere considerata solo in un secondo o terzo momento, data la sua invasività. In ultimo luogo, le malformazioni rappresentano una quota elevata di ostruzioni non risolte dal primo sondaggio e detto ciò, siccome il sondaggio è l'unico mezzo diagnostico che ci permette una conferma diagnostica di una malformazione della via lacrimale e, come ho appena detto, sapendo che il sondaggio può essere effettuato a qualsiasi età perché la sua efficacia non varia in relazione all'età, eccetto quei casi che ho detto, questo si deduce che sostanzialmente una esecuzione anticipata del primo sondaggio ci può permettere una conferma diagnostica tempestiva della presenza di una malformazione della via lacrimale e inoltre ci permette di organizzare in maniera corretta, in maniera adeguata, l'iter terapeutico a cui dovranno andare incontro questi soggetti, ovvero l'esecuzione di una dacrocistorinostomia o di una dacrointubazione. Grazie per l'attenzione. Bene, apriamo la discussione, c'è qualche curiosità, commenti? Grazie per questa presentazione, molto bella. Io volevo chiederti, tu ci hai detto una cosa che è diversa dal nostro libro di riferimento. Il Nelson dice, pensate di iniziare a far intervenire dopo il 12° mese, tu dici, posso andare anche avanti, tanto la prima, diciamo così, intervento cruento avrà comunque un buon successo. E questo è abbastanza importante, perché farlo a un bambino di 12 mesi un conto, farlo a uno di 36 mesi un altro. È così? No, perché se tu dici questo... Come ho mostrato nei dati, effettivamente... In quei soggetti che presentano un'età tra i 10 mesi sostanzialmente e i 36, l'efficacia è stata uguale sostanzialmente, come si vede, si è vista nel grafico. Sì. Bene, accomodi pure, grazie. Allora, chiediamo ancora un po' di pazienza da parte vostra. La Commissione si assenta per 5 minuti per stabilire le votazioni.
Allora, la commissione qui riunita, considerando il curriculum degli studi da voi compiuto, valutata la tesi di laurea, attribuisce le seguenti votazioni. Fontanel Liviana, 110 su 110 e lode. Praturlon Ilaria, 110 su 110 e lode. Razza Stefano, 110 su 110 e lode. Sartor Emma, 110 su 110 e lode. Schiulaz Ingrid, 110 su 110 e lode. Shian Sabrina, 110 su 110 e lode. Varotto Carolina, 110 su 110 e lode. Visalli Gianluca, 110 su 110 e lode. Ringrazio per la comprensione. Pertanto, in nome della legge e per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, vi proclamo dottori in medicina e chirurgia. Solo una cosa, si chiude questo pomeriggio nel migliore dei modi, quindi siamo tutti contenti, però un richiamo a essere non troppo chiassosi qua fuori, perché vi ricordo che siamo in un ospedale. E comunque buona serata e arrivederci a tutti.